Era ormai una decisione che era nell'aria comunque, un po' si sapeva che sarebbe finita in questo modo. È finita forse anche un po' troppo presto rispetto a come diciamo sulla carta doveva finire, perché probabilmente questa avventura di Massimiliano Allegri sarebbe finita a prescindere dal risultato della finale di Coppa Italia e a prescindere quindi anche dall'atteggiamento tenuto dall'allenatore durante tutta la partita e a prescindere anche forse dal risultato in campionato, visto che comunque la qualificazione in Champions Massimiliano Allegri l'ha raggiunta comunque. La Juventus voleva sicuramente e vorrà cambiare completamente anche dal punto di vista tecnico il suo modo di giocare e arriva ufficialmente quindi l'esonero di Massimiliano Allegri a 2 giornate dalla fine. Bene a tutti ragazzi da Frantuf. Per riguardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciare like, commentare e condividere il video per supportare il canale. Vi ringrazio in anticipo. La Juventus ufficialmente esonera Massimiliano Allegri. Dopo il secondo triennio della gestione Allegri alla Juventus, dopo i primi 5 anni che sono stati pieni, strapieni di grandissime vittorie, questi 3 anni invece hanno portato in pratica solamente una Coppa Italia, che è stata vinta pochi giorni fa, dopo un atteggiamento tenuto dall'allenatore, diciamo, non proprio esemplare dal punto di vista della tenuta e dello stile Juventus, che non hanno sicuramente nulla a che fare con lo stile Juventus, che però allo stesso tempo io mi sento di dire che sono stati degli atteggiamenti che provenivano dal cuore proprio per salvaguardare una squadra che quest'anno non è stata, diciamo, secondo me, ben arbitrata in varie occasioni. Perché se andiamo a vedere poi i dati che sono diciamo perentori e sono oggettivi, in questa stagione la Juventus ha avuto praticamente solamente 0 home field review a favore ed è l'unica squadra di tutta la Serie A ad aver subito una cosa del genere. Non ha avuto quindi nessun caso VAR in cui è stato dato un qualcosa alla Juventus. Ed è un qualcosa di oggettivo, perché poi ci sono stati anche dei casi in cui invece il VAR sarebbe dovuto intervenire più di una volta. Ed è successo poi l'ultima goccia che forse ha fatto traboccare completamente il vaso per Massimiliano Allegri, anche la calma di Massimiliano Allegri è terminata completamente, sono stati gli episodi visti durante Atalanta-Juventus, con il calcio di rigore non dato a Higuaín, con quel fallo su Yıldız in cui Toloi pesta praticamente l'interno gamba, se non proprio per dire la parte più importante, diciamo, per una persona, per un uomo, in quel gli va proprio a pestare e lì invece di dare l'arbitro in quel caso non dà neanche fallo, dà rimessa laterale in favore dell'Atalanta. Dei cartellini gialli che non sono stati chiamati all'Atalanta dopo 3 secondi sono stati ammessi i giocatori della Juventus. Quindi, diciamo, quell'arbitraggio di Maresca nella finale di Coppa Italia ha fatto terminare completamente la pazienza per Massimiliano Allegri, che poi ha sbroccato un po' con tutti quanti, contro la società, mandando via Giuntoli durante anche la premiazione della Juventus, andando contro gli arbitri, per pochissimo secondo me non ha picchiato Mariani, è andato contro il designatore arbitrale Rocchi, quindi è andato un po' contro tutti quanti e questo esonero poi era forse un qualcosa che lui aveva anche già messo in conto. Però allo stesso tempo con quell'atteggiamento ha voluto di nuovo secondo me rimarcare per l'ennesima volta il fatto che lui davvero ha voluto davvero dare tutto per questa squadra, per questa società, per la Juventus, non per la società questa principalmente, visto che comunque evidentemente i diverbi i rapporti non sono mai stati, diciamo, idilliaci tra Allegri e questa società. Però comunque ha voluto dare tutto per la Juventus, ha dato tutto per i suoi tifosi ed è riuscito quest'anno, anche secondo me con una squadra complicata da gestire, perché questi sono giocatori che comunque a mio avviso hanno fatto fatica anche giustamente ad arrivare al quarto posto e quindi a qualificarsi per la Champions League. Hanno fatto fatica e sono stati anche un po' fortunati a vincere la Coppa Italia, ma l'hanno vinta comunque meritatamente. E Allegri, quindi, con quello che aveva, è riuscito a fare probabilmente il massimo. E adesso, quindi, lascerà il posto ad un altro allenatore,
che probabilmente al fine anno scopriremo con più, diciamo, certezza, ma che probabilmente sarà Thiago Motta, perché ci sono tutti i presupposti. Fabrizio Romano ha già detto di un preaccordo tra Thiago Motta e la Juventus. Ci sono comunque, secondo me, degli accordi già precedenti che probabilmente conosceva anche lo stesso Allegri, che dopo un po' si è visto anche, secondo me, abbandonato dalla stessa società. Quando, per esempio, a gennaio aveva richiesto qualche altro giocatore per, diciamo, rimpolpare la rosa, per riuscire a lottarsela anche per lo scudetto, perché a gennaio la Juventus era praticamente vicinissima all'Inter. E se nel caso in cui avesse avuto magari qualche accorgimento per quanto riguarda la rosa, probabilmente se la sarebbe giocata molto di più fino alla fine, probabilmente perdendo comunque, perché il cambiato dell'Inter è stato pressoché perfetto, perché l'Inter andrà a sfiorare e andrà vicinissimo ai 100 punti, ed è giusto così, ed è giusto che l'abbia vinta comunque l'Inter lo scudetto. Però Allegri sicuramente aveva tutta la voglia di combattere fino alla fine, però in quel momento la società ha deciso comunque di fare praticamente due acquisti che alla fine si sono rivelati totalmente inutili, perché se andiamo a vedere il rendimento di Gialò, che non è mai entrato in campo neanche un minuto, di Alcaraz, che ha giocato pochissimo e non ha segnato neanche un gol e non ha fatto neanche un assist, e anche in finale di Coppa Italia, comunque, invece di far entrare Alcaraz, Allegri ha preferito sempre di più far entrare Miretti, anche giustamente, perché comunque è un giocatore che, anche se a mio avviso non è fortissimo, anzi è tutt'altro, comunque è un giocatore che è della Juventus, è di proprietà della Juventus, anche nel caso in cui la Juventus dovesse cercare di venderlo. Quindi è meglio far giocare uno della propria squadra invece che uno che comunque è in prestito, che al 99% ritornerà alla sua squadra, alla squadra che è proprietà del cartellino, ovvero il Southampton. E quindi è stato assolutamente giusto far giocare Miretti al posto di Alcaraz, che quindi non ha per nulla dimostrato di valere la cifra del riscatto, che è una cifra obbrobriosa, che non può assolutamente essere mai presa in considerazione dalla Juventus, visto che non abbiamo praticamente mai visto in campo. E quindi Allegri è stato anche un po', se vogliamo, abbandonato dalla società durante l'anno. Io non mi sento di dargli, sicuramente il triennio per quanto riguarda la Juventus è stato anche comunque negativo dal punto di vista del gioco, dal punto di vista anche però delle situazioni, perché non dobbiamo comunque addossare tutta la colpa a Massimiliano Allegri, che in 3 stagioni su 3 comunque aveva finito la stagione nei posti per quanto riguarda la qualificazione in Champions. Poi l'anno scorso è successo quello che è successo, i punti tolti, i punti rimessi, poi to ritolti di nuovo. Quindi ci sono state comunque delle varie situazioni in cui Allegri e la squadra sicuramente si sono sentite un po' abbandonate da una società che era scoppiata completamente. E comunque l'unico che è riuscito a fare un mezzo miracolo, a tenere la Juventus aggrappata, a tenere la Juventus unita, è stato Massimiliano Allegri. Quindi io credo che comunque i tifosi della Juventus non debbano essere strafelici di questo esodero. Sicuramente i tifosi della Juventus saranno anche un po' contenti, perché probabilmente con un nuovo allenatore la Juve potrebbe trovare anche un nuovo modo di giocare e un nuovo modo di far quindi giocare i suoi giocatori, che poi dovranno dare di tutto per far vedere effettivamente che era colpa di Allegri, perché poi bisogna diciamo anche tirare le somme. I vari giocatori che quest'anno hanno performato poco, Locatelli, i vari Locatelli, Miretti, i vari Chiesa, anche lo stesso Vlahovic, che dovranno fare dei salti di qualità importanti l'anno prossimo per far vedere che effettivamente era colpa di Allegri. Però bisogna sempre vedere questo, perché alla fine comunque uno che ti porta per 3 anni di fila nei primi 4 posti e ti porta alla fine anche una Coppa Italia con questa squadra, non è sicuramente un allenatore di seconda fascia. Allegri quindi finisce questo secondo triennio, questo secondo periodo alla Juventus con una Coppa Italia, quindi se ne va da vincitore, e adesso toccherà a qualcun altro riuscire ad interpretare al meglio quello che è lo spirito Juventus, che alla fine, dopo tutti questi anni, secondo me è rimasto dentro l'allenatore livornese, che dall'inizio alla fine è riuscito sempre a difendere i colori bianconeri, e non è assolutamente un qualcosa di scontato, e non è scontato che quello che arriverà nel futuro possa riuscire a fare quello che ha fatto Massimiliano Allegri per la Juventus. Quindi un in bocca al lupo sicuramente al mister per
per le sue prossime avventure, le sue prossime squadre, che magari non si sa bene dove potrebbe andare, se si ritirerà forse anche dal mestiere di allenatore. Vedremo un po' anche con il passare del tempo e con le notizie che usciranno nei prossimi giorni. E soprattutto fatemi sapere nei commenti, secondo voi, chi potrebbe essere l'allenatore migliore per allenare la Juventus l'anno prossimo, in vista delle 5 competizioni che la Juventus dovrà affrontare nella prossima stagione. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione e cercare il canale TikTok, dove usciranno tutti i video per quanto riguarda l'assunto della Serie A, notizie calcio mercato, consigli su Fantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!